Soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá.
fan, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Buon pomeriggio a tutti da Radio Roma Futura.it.
Questo ovviamente è Club de Football, anche oggi tanti argomenti. Dalla redazione di Villa Gordiani un grandioso e fenomenale saluto da Maxi Morgante, come tutti i pomeriggi ci siamo in diretta, e come dicevamo gli argomenti sono veramente tanti. Perché sono tanti? Beh, proprio perché abbiamo tanta carne al fuoco su queste 24 ore, lo dicevamo ieri nel collegamento telefonico. Qui salutiamo e ringraziamo il nostro grande amico Antonio Olivieri. Nelle 24 ore sta succedendo tutto, il mercato è stato riavvivato dalle uscite del campione italiano, quindi Balotelli che va a Liverpool per 20 milioni di euro, tutta la Merseyside in festa, beati loro. Angel Di Maria che va allo United perché è stato dichiarato ufficialmente da Carlo Ancelotti che Angel Di Maria e Sami Khedira hanno chiesto di essere ceduti, quindi un allenatore che perde il braccio di ferro con i giocatori e con la dirigenza. Sembrerebbe che anche Rudy Garcia lo perde, perché Benatia dovrebbe andare via al Bayern Monaco. Gli avevamo detto Sabatini e Baldissoni a Londra, insomma tante cose. Milan che coi soldi ovviamente di Balotelli può andare su Cerci, addirittura ha contattato Jackson Martinez. E poi la conferenza stampa di Dani Alves a Barcellona, che si scaglia contro tutti, tifosi, dirigenza del Barça e stampa, difende solo i suoi compagni e il Tata Martino, anzi fino a un certo punto lui e i suoi compagni, dicendo che è tutta colpa loro della sua, e che insomma che sono andati male l'anno scorso e non dell'allenatore, e che lui sono due anni che sta giocando male, è colpa sua, ma che il Barça non ha vinto nulla non è possibile che è stata solo colpa sua. Altre situazioni ovviamente che ci arrivano poi sono il fatto che si è rigiocato per la Premier di Champions, si è giocato per le prime due partite di Europa League e si sta giocando in questo momento appunto per l'Europa, sempre per le preliminari dell'Europa League. Quindi abbiamo da snocciolarvi un po' di risultati che appunto andiamo subito a vedere, perché poi dopo cominceremo con i nostri appuntamenti telefonici, e il primo è un appuntamento molto gradito perché contatteremo Lorenzo El Turco, come dico io, El Turco Agostini, direttamente da Bruxelles, ma è stato nominato il nostro inviato a Bruxelles, perché ci spiegherà quello che sta succedendo per quanto riguarda questa apertura d'inchiesta per il presidente federale Tavecchio. Dalla sua postazione, dalle sue conoscenze, capiremo che cosa è il movimento anche antirazzista che la UEFA sta mettendo in campo e che a ottobre farà il suo congresso proprio qui a Roma. Allora, poi dopo affronteremo quello che sta succedendo appunto in casa Roma, la conferenza stampa di Miroslav Klose oggi dopo tre anni riparla, e quindi contatteremo i conduttori del Nico delle Aquile, e poi ovviamente aspettiamo a fine anche oggi a fine verso le 8, insomma avremo e il punto di Federico il Pampa Sozio, proprio per definire tutta una serie di situazioni che ci spiegherà di quello che sta succedendo nel